Una mostra a Palazzo Buonaccorsi ripercorre i 50 anni di ricerche archeologiche ed epigrafiche dell'Università di Macerata. Scopriamone di più con il nostro servizio. Ci troviamo all'interno di Palazzo Buonaccorsi, dove è stata inaugurata la mostra Archeologia ed Epigrafia a Macerata, 50 anni di ricerche in Ateneo. Come sono iniziati gli studi tra epigrafia e archeologia nell'Università di Macerata? Allora, gli studi sono iniziati ormai da 50 anni. Quando si è avviata l'attività della facoltà, dell'allora facoltà di lettere, grazie a due personaggi eminenti nel settore appunto archeologico e epigrafico, il professor Di Vita, che nel 68 ha assunto la cattedra di archeologia, e il professor Gasperini, che pochi anni dopo ha avviato la cattedra di epigrafia romana. L'esposizione, curata da Silvia Maria Marengo, Gianfranco Paci e Roberto Perna, vuole ripercorrere la storia dell'attività degli archeologi e degli epigrafisti che negli ultimi decenni hanno lavorato nell'Università di Macerata, portando gli interessi della loro ricerca in Italia e in molti paesi del Mediterraneo. Che cosa ci racconta oggi la mostra e cosa possiamo vedere all'interno? Allora, la mostra racconta questa storia. Innanzitutto racconta quello che siamo oggi. Raccontano le nostre radici, raccontano Lidio Gasperini, raccontano il professor Di Vita, raccontano come ci siamo formati noi e come quello che cerchiamo di trasmettere. E raccontano, speriamo, il nostro futuro. Perché noi abbiamo avuto un maestro di epigrafia che ci ha fatto capire l'importanza del lavorare insieme tra epigrafia ed archeologia. Ha cominciato con questa esperienza in Libia, lavorando accanto agli archeologi per un lavoro congiunto, che è quello dello studio della ricostruzione monumento con il testo scritto. È stata una scuola. Questa mostra è diventata anche virtuale, ci spieghi come? Sì, gli organizzatori della mostra hanno valutato in questo caso di affiancare alla mostra reale una mostra virtuale che ha, cioè, basata su una piattaforma web specifica, che ha di valore aggiunto quello di accompagnare il periodo della mostra con informazioni anche aggiuntive e poi di proseguire la sua vita oltre la mostra reale. Questa mostra è stata affidata alla spin-off dell'Università di Macerata Playmark SRL ed è stata realizzata dalla dottoressa Caterina Paparello, che è una dottoranda di ricerca della nostra università. Quindi siamo orgogliosi di presentare la prima mostra virtuale dell'Università di Macerata. Peraltro bisogna anche ringraziare l'ufficio informatico che ha messo a disposizione la piattaforma informatica. Un compito fondamentale, e noi ci stiamo preparando a questo con il nostro lavoro, la carta archeologica della provincia di Macerata, il lavoro sui parchi archeologici, i restauri, tutta l'attività di valorizzazione, strumenti in cui attività grazie alle quali riusciamo a declinare in qualcosa che fa crescere il territorio dal punto di vista sociale, economico.